Ciao a tutti, oggi vi propongo degli esercizi di mobilità. Cominciamo dal bacino e anche. Allora, gambe aperte come le spalle, leggermente flesse le gambe, andiamo in anteroversione del bacino, inspiriamo e gonfiamo bene l'addome. Butto fuori l'aria, retroversione del bacino, anteroversione, retroversione. Ripeto l'esercizio per 10 volte. E stop. Ancora gambe aperte più o meno come le spalle. Vado a fare 5 mezzi squat. Quindi spingo bene indietro il gluteo, scendo, le ginocchia non superano la punta dei piedi, risalgo contraendo gluteo e addome. Alla quinta ripetizione, scendo, mi fermo, mi concentro sul bacino, le gambe sono ferme, mi devo concentrare proprio sul bacino e vado, spingo il bacino, destra, sinistra, destra, sinistra, ancora destra, sinistra e vado a fare ben 10 ripetizioni, le gambe sono ferme e il bacino che ruota e salgo. Ok, adesso devo scendere completamente, cioè fare uno squat in accasciata. Se ho problemi di articolarità di caviglia, cioè quando scendo tendo a mettermi sulla punta dei piedi, cerco di trovarmi un rialzino in maniera che quando scendo il tallone resta sollevato, ok? Quindi sono qui, sempre gambe aperte più o meno come le spalle, cerco di spingere un po' in fuori la punta dei piedi in maniera che quando scendo le ginocchia non vadano a chiudersi. Scendo, 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 sono qui. Una volta che sono giù, appoggio all'interno delle cosce le braccia e vado a spingere come se volessi avvicinare la tibia al pavimento senza alzare piede. È sempre il bacino che fa il movimento, è il bacino che ruota. Anche qui 10 ripetizioni. Stop. A questo punto vado a sedermi, ok? Mi giro di lato così vedete il movimento. Allora, sono sdraiata. Avvicino bene il tallone ai glutei, se riesco con le mani vado ad afferrare le caviglie, ok? Le gambe sono aperte più o meno come le anche, le spalle sono rilassate, inspiro in partenza, butto fuori l'aria, contraggo il più possibile il gluteo e l'addome. In questa posizione sentirò anche tirare il quadricipite e giù. Inspiro, butto fuori tutta l'aria e contraggo il più possibile. Di nuovo scendo e ancora su. Anche questo esercizio lo ripeto 10 volte. E giù. A questo punto mi rilasso, vado a portare le gambe al petto, allungo bene la schiena, la mano destra sul ginocchio destro, la mano sinistra sul ginocchio sinistro e vado a fare delle belle rotazioni ampie. Anche qui 10 rotazioni. Finite le 10 rotazioni, cambio senso e ruoto. E stop. Questo piccolo circuito per oggi è finito. Grazie mille, alla prossima.